Tifosi preoccupati dalle voci su Gaston Brugman nel mirino, così pare, dal Cagliari. Il primo tentativo però è andato a vuoto. Giorni fa il club sardo aveva infatti proposto il prestito oneroso con diritto di riscatto. Sebastiani ha risposto picche e ha aggiunto al nostro sito non più tardi di 3 giorni fa: il capitano vale 4 milioni, 0 sconti, non sono contemplate altre formule. È chiaro che l'eventuale cessione di Brugman cambierebbe scenari e prospettive. Situazione da monitorare. Al momento però soltanto voci e nulla più. Per l'attacco piace non poco Marco Tumminello, scuola Roma, ex Crotone di proprietà dell'Atalanta, anche se il club giallorosso mantiene un diritto di ricompra. Tumminello, 3 gol e un grave infortunio al ginocchio patito nel passato campionato di A con la maglia del Crotone, ottobre 2017, è attenzionato da diverse società della massima serie di B. Resiste tuttavia anche Scamacca, cui però è interessato anche l'Ascoli. Il centravanti classe 99, scuola Roma, rientrerà al Sassuolo dal prestito agli olandesi del Zwolle e verrà girato in Serie B. In attacco però il Pescara effettuerà innesti solo dopo aver ceduto uno tra Cocco, comunque in uscita, e Gaetano Monachello, richiesto dal Livorno. Intanto, meglio per tutti, riparte il campionato. Certi i recuperi di Del Grosso e Memuscei. Dovrà invece aspettare ancora una settimana Ugo Campagnaro. Domenica prossima alle 21 i biancazzurri ospiteranno la Cremonese degli ex Soddimo, appena ingaggiato dalla Frosinone, Daniele Croce e Perrulli. Lombardi a quota 22 punti, 10 in meno del Pescara, trend decisamente al di sotto delle aspettative. Grigiorossi mai vittoriosi in trasferta, appena 4 pareggi, altrettante sconfitte. Autorizzati da subito i debiti scongiuri.